Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi della differenza delle due diverse pacciamature che ho utilizzato quest'anno, il telo che già avevo utilizzato gli anni scorsi e la paglia. La pacciamatura è consigliata per alcuni motivi estremamente interessanti e importanti, ad esempio si utilizza meno acqua perché il terreno rimane più umido e più a lungo, vi è meno evaporazione, le radici non vengono colpite dai raggi solari, quindi soffrono di meno. E soprattutto, almeno per chi ha difficoltà a utilizzare la vanga e la zappa, ci salvaguarda dalla crescita delle infestanti, che non è poco. Se avevate visto il video di quando ho messo a dimora tutta questa parte di orto, avete visto benissimo che io per prova, per esperimento, avevo messo una parte dei frigitelli con la paglia e una parte invece con il telo, come ho sempre fatto. Lo dissi che volevo fare una prova. La prova è questa, in pratica i frigitelli che hanno la paglia come pacciamatura, pur essendo sani, sono cresciuti quasi la metà e hanno reso quasi la metà rispetto a quelli che hanno il telo come pacciamatura, senza contare le infestanti, che dovrò togliere a mano ovviamente, cosa che invece qui dove c'è il telo no, non sono soggette. Quindi qual è meglio, telo o paglia? Questo decidetelo voi, io personalmente telo, sempre. Anche l'anno prossimo acquisterò altri rotoli di telo di questi permeabili, sono riutilizzabili e mi trovo bene con questi. Di teli ce ne sono sostanzialmente di due tipi, quelli plastici, ci sono quelli di plastica come questo ma sono praticamente usa e getta, costano poco, non valgono niente, e poi ci sono quelli biodegradabili che secondo me sono la scelta migliore, però hanno un costo molto più elevato. Personalmente ho avuto difficoltà a reperirli. Detto questo, fate le vostre scelte in base alle vostre esigenze, però io ho notato questo, e soprattutto sui peperoni, non penso di usare più la paglia, almeno il prossimo anno. Vi ringrazio per aver visto questo breve video, se avete esperienze da scrivermi nei commenti ve ne sono grato, perché servono anche a me per migliorarmi, e ci vediamo al prossimo video.